Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Che bello, amici di Radio Bruno, la quota rock per eccellenza di questa 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Piero Pelù, eccoti. Allora, fammi un po' pensare. Ragazzacci e ragazzacce. Bravo. Buongiorno. Buongiorno, fammi un po' pensare. 40 anni di carriera, dove festeggiare? Al festival. Incominciamo i grandi festeggiamenti col botto a Sanremo. Molto perché bene. È giusto, sì. Una canzone che rappresenta una sorta di rinascita, anche comunque un omaggio al tuo nipotino, ma non solo. Sì, Gigante è una canzone che parla di nascite, ma anche di rinascite. Quindi riguarda le nascite i miei tre nipotini, fantastici. E, però anche l'aspetto della rinascita, perché questa è una canzone che mi è stata ispirata molto dai ragazzi del carcere minorile di Napoli, di Nisida. Ragazzi che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere e frequentare e che rappresentano un po' quella che si può definire un'infanzia negata, cioè essere nati in contesti difficili, in famiglie problematiche, spesso con l'abbandono scolastico, ecco, quindi Gigante è una canzone che vuole dare energia, fiducia. Quando dico tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi, è proprio questo il riferimento chiaro e tondo. Un riferimento importante che sveglierà non soltanto la gente in platea all'Ariston, ma tutti a casa, perché la canzone è potente, è bellissima, risveglia le coscienze quasi, no? Ma io intanto mi piacerebbe risvegliare l'energia di tutte le persone che la stanno guardando, sia in sala che a casa, quindi preparatevi a una grande cavalcata rock, perché ci sono tutti gli elementi per essere carichi. Allora, a proposito di essere carichi rock, nella serata di giovedì hai scelto una canzone di uno che ha anticipato i tempi, no? È un cuore matto, certo. Little Tony. Cuore matto di Little Tony è una delle canzoni con cui sono cresciuto, perché Little Tony, Celentano, Bobby Solo sono stati i padri del nostro rock and roll italiano. Quando ero bambino e seguivo il Festival di Sanremo, mi ricordo questo cuore matto che mi faceva impazzire letteralmente. E quindi ho deciso di fare questa canzone anche perché, rianalizzando il testo, ho scoperto che c'è dentro una chiave rivoluzionaria per i tempi che stiamo vivendo. È la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla sua donna e, invece che ricorrere alla violenza sulla donna, elabora questa separazione davvero uomo. Okay? Bravo Piero, diciamolo! E quindi, passando dalla sua pazzia, dal suo cuore matto, si ricostruirà una vita senza dover aggredire o addirittura uccidere la donna che non lo vuole più. Quindi cuore matto, una canzone assolutamente femminista. Ma meno male che comunque l'hai portata, che vuoi insomma esprimere questo messaggio, perché oggi come oggi ne abbiamo sempre più bisogno. Però farai anche un omaggio a Little Tony, perché ci sarà sul palco con te, con le sue immagini. Esatto. Dal momento che quelli che avrei invitato a duettare con me sono praticamente tutti presenti al festival come concorrenti, allora ho detto ok, allora rievocherò il grandissimo Little Tony sul palco insieme a me, e quindi duetteremo insieme in una strofa, nella terza strofa. È veramente un'emozione condividere questi, anche se soli pochi secondi, con uno dei padri del rock italiano. Ti sei sposato a settembre e tua moglie è una direttrice d'orchestra, no? E quindi ci siamo chiesti, dirigerà Piero, non dirigerà Piero, ma tu non volevi fare l'effetto Albano e Romina, bastano gli originali. Esatto, esatto. Per scherzo un po' si diceva, beh certo sarebbe carino se fossi tu Gianna a dirigere, però poi analizzando meglio la cosa e visto un po' anche diciamo l'aria molto estremamente mediatizzata che c'è qui al festival, abbiamo detto sì, forse è meglio evitare l'effetto coppietta perfetta, e lei è qui con me naturalmente, ci divertiamo come matti, però poi dirigerà l'orchestra Luca Chiaravalli, che è anche quello con cui ho prodotto l'album che sta per uscire, Pugili Fragili, che uscirà il 21 febbraio,
e col quale ho scritto una parte delle canzoni del disco, compresa Gigante. E come sarà quest'album? Qualcosa ci puoi anticipare? Diversi mondi musicali, un unico mi fanno cenno di non dire nulla ancora dell'album. Io ci ho provato. Allora torniamo. Ne parleremo invece dopo il 21 febbraio. Ti aspettiamo. Abbondantemente, grazie. Parliamo invece di questo fatto che comunque scuoti sempre le coscienze, no? Tu hai comprato un camper con tua moglie e stai ripulendo le spiagge di tutta Italia e naturalmente in questa settimana sanremese anche qui. Sì, ho deciso, guarda, ho proprio la maglia qui. Allora, Clean Beach Tour, puliamo queste spiagge in tour. Esatto. Praticamente abbinerò il mio tour promozionale di concerti attuale e della prossima estate anche con delle tappe per ripulire attraverso gli amici di Legambiente, WWF e FFF i luoghi vicini al palco del mio concerto. Tutto questo per far capire sempre di più che noi abbiamo un impatto sull'ambiente e quindi se vogliamo lasciare un mondo leggermente migliore ai nostri piccoli giganti che sono arrivati dopo di noi, è giusto impegnarsi assai. Beh, a cominciare anche dal quotidiano, cambiare un po' le nostre abitudini, usare molto meno plastica, usare molto il vetro e riciclare tantissimo. Grazie mille Piero di essere stato qui con noi a Radio Bruno. Ora è sempre rock and roll. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,